Anche la domenica appena trascorsa è stata una domenica particolare per l'associazione Incontriamoci Sempre di Pino Strati nei locali della stazione ferroviaria di Reggio Calabria Santa Caterina, chiamata Bergamotto Day. L'evento è stato presentato da Cristina Cortese, giornalista della Gazzetta del Sud. Assieme all'avvocato Pizzi, esperto di Bergamotto, e al cardiologo Enzo Montemurro, si è parlato di bergamotto, dei suoi benefici nel settore alimentari, di quelli dell'industria profumiera e di quella farmacologica e soprattutto dell'abbassamento del colesterolo e della glicemia. Erano inoltre presenti l'azienda Frammartino con i suoi prodotti al bergamotto, l'azienda Friberga che ha offerto ai presenti il suo bergamotto spritz e la pasticceria dei fratelli Fragomeni che ha offerto ai presenti un buon gelato al bergamotto. Prima dell'evento abbiamo sentito ai nostri microfoni Telemia l'avvocato Ezio Pizzi, esperto in bergamotto e il titolare dell'azienda Frammartino. In effetti approfittiamo di tutte le opportunità che il dottore Strati ci fornisce. Questa è l'ennesima volta in cui noi siamo presenti e grazie a lui avremo la possibilità di trattare l'argomento, di parlare di questo straordinario prodotto della nostra terra, esclusivo della nostra terra, almeno con le caratteristiche che sono state individuate, grazie alle quali abbiamo ottenuto già la denominazione di origine protetta per l'olio essenziale, ovvero per quella sostanza ricavata dalla buccia del frutto. Ora stiamo puntando sull'allargamento della tutela, l'allargamento della tutela con denominazione di origine protetta anche per il frutto. Ed è una necessità determinata dall'incremento di produzione che si è determinato e verificato in questi ultimi anni, grazie anche al sostenuto e più che remunerativo prezzo del prodotto, che ha indotto molti imprenditori, molti agricoltori a fare nuovi impianti. Questo sta creando che cosa però? Uno squilibrio tra domanda e offerta. Noi sappiamo che per secoli il prodotto è stato utilizzato esclusivamente per utilizzare il contenuto esterno della sua buccia, ovvero l'essenza, ovvero l'olio essenziale, o come comunemente veniva chiamato da noi, uspirito. Beh, insomma, oggi questo effettivamente purtroppo non basta più, nel senso che la produzione aggiuntiva e quella che si prevede avverrà nei prossimi anni, sostanzialmente no, abbiamo la preoccupazione che possa non essere, non venire assorbita dall'uso esclusivo che se ne è fatto fino ad ora, ovvero per la profumeria mondiale. Noi profumiamo il mondo attraverso il nostro prodotto, ma addirittura con studi fatti negli ultimi 10-12 anni, grazie all'Università di Cosenza, che ha individuato e isolato dei principi attivi esistenti nel succo che inibiscono la produzione del colesterolo nel sangue, grazie a quelli effettuati dall'Università di Parma, che addirittura ha verificato che il succo di bergamotto abbassa i livelli della glicemia e questo è un fatto ancora molto più importante del primo, non per ricaduta di carattere salutistico, ma perché l'individuazione della funzione dell'ottenimento del risultato attraverso la bevuta di una premuta di un bergamotto abbassa immediatamente i livelli della glicemia e chi soffre di glicemia in genere gli strumenti a casa per verificare l'andamento giornaliero, per cui verifica nell'immediato la causa con l'effetto. Praticamente da questo frutto eccezionale che tutti ci invidiano, che è l'unico prodotto al mondo che noi abbiamo con queste caratteristiche, quindi noi facciamo tutti questi prodotti. Il primo prodotto che facciamo è l'essenza di bergamotto, olio essenziale di bergamotto, quindi tenga conto che l'essenza di bergamotto contiene 358 componenti chimici, non serve solo per i profumi, l'essenza di bergamotto ultimamente hanno scoperto che è eccezionale anche per la salute, perché è un antinfiammatorio, un antivirale, un antidepressivo oltretutto, in questi ultimi tempi hanno scoperto. Poi facciamo il succo di bergamotto al 100%. Prodotto bio, senza aggiunzione di antiossidanti, eccetera, quindi come viene prodotto viene imbottigliato e pastorizzato. Poi facciamo
La marmellata di bergamotto, che è anche eccezionale, a livello dietetico è eccezionale, perché anche la marmellata contiene delle sostanze anticolesterolo, come anche il succo di bergamotto, questa è la ricerca che ce lo dice.